Ciao a tutti, oggi vediamo come abbiamo terminato questo orologio in legno con il cervo pirografato. Allora, qui si vedono le linee principali. Adesso dobbiamo andare un po' a sfumare il cervo. Vediamo la corteccia di questo pezzo di legno che è stata lucidata con della resina. Serve sia per proteggerla, evitare che si sgretoli, sia per non farla attaccare troppo dalla polvere. Abbiamo tracciato i numeri e fatto il foro per l'inserimento del meccanismo dell'orologio. Qui vediamo lo scavo dietro proprio per alloggiare il meccanismo. Abbiamo utilizzato questo legno che ha delle venature piuttosto grosse, evidenti. Questo è il pirografo, è un gran bel pirografo con temperatura regolabile fino a 800 gradi e con le punte a filo. Vediamo qui una serie di punte e in particolare io utilizzo questa, che è una punta che ha la parte terminale piatta. La uso sia per fare il tratto più largo, per fare le sfumature e per fare il tratto fine di taglio. Queste punte si inseriscono infilando i due nottolini nel manipolo del pirografo. La corrente passa attraverso questo filo fino a renderlo incandescente. È immediata sia il raggiungimento della temperatura elevata sia il raffreddamento. Ecco, vedete, si inseriscono i due nottolini. Ora lo vediamo meglio. E poi con un cacciavite che è compreso con il pirografo si avvitano le due viti in modo che appunto l'elettricità possa passare e scaldare la punta. Ho posizionato il regolatore della temperatura a una temperatura piuttosto bassa, proprio per andare a fare delle sfumature leggere. Qui si vede che ci sono alcune difficoltà proprio dovute alla venatura del legno. Bisogna stare piuttosto attenti per non fare delle righe, in sostanza. Ma piano piano riusciamo a evitare il problema. Qui ho accelerato un po' il video perché altrimenti diventa noioso. Comunque si tratta di fare dei tratti molto brevi.
Ecco qui direi che il cervo può essere considerato finito e a questo punto decido di fare una sorta di sottobosco per non lasciare proprio questo cervo così isolato. Faccio delle tracce con la matita leggere con delle sorte di rami, alberi, senza troppi dettagli, giusto per dare l'impressione del sottobosco. Ecco, a questo punto parto con il pirografo e inizio a tracciare un po' questi rami dal basso. All'inizio sto un po' leggera e poi andrò a riempire successivamente. Ecco, anche qua ho velocizzato un po' il video. Faccio dei tratti molto piccoli in modo che i rami non sembrino omogenei, ma proprio con sembianze naturali, ecco. Come quando si guarda un rametto, non è tutto uguale, ma ci sono parti più scure e parti più chiare, e così facendo dei tratti molto piccoli, a volte anche circolari, si riesce a dare quell'effetto.
Vedete che spesso giro la tavoletta proprio per essere il più comoda possibile con la mano in base al punto dove devo pirografare. Anche se il disegno resta testa in giù, non dà fastidio, ma l'importante è che la mano appoggi bene. Thank you.
che il lavoro finisce così e a questo punto devo passare al montaggio dell'orologio. Ho fatto un po' questi rametti che andavano sfumando verso sinistra. Ecco qui il meccanismo per l'orologio. Io utilizzo questi meccanismi che sono di elevata qualità, sono affidabili, sempre precisi, poco rumorosi. Ora vediamo il montaggio. Qui vediamo che abbiamo dato anche una mano di marrone sul fondo, proprio per renderlo un pochino, diciamo, meno grossolano. Ho messo prima una rondella in gomma che mi fa da protezione del legno. Poi una rondellina in ottone davanti e il dado per chiudere e fissare bene il meccanismo al pannello di legno. È sufficiente chiudere, anche avvitare anche a mano, non è necessario avere strumenti particolari, pinze o altre cose. A questo punto inizio il montaggio delle lancette. Prima quella delle ore, sono lancette che si inseriscono a pressione, devono essere fatte entrare bene fino in fondo, altrimenti non girano. Poi quella dei minuti. Infine quella dei secondi. Provo con questa piccolina che ha il bottoncino centrale nero. Però mi sembra che non sia proprio adatta, allora la sostituisco con un'altra che ha il bottoncino dorato, mi sembra più carina. Posiziono tutte le lancette sulle ore 12. Devono essere perfettamente parallele una rispetto all'altra, altrimenti si toccano. A questo punto va inserita una semplice batteria stilo 2A. Ecco, avevo messo anche il gancetto per appendere l'orologio. A questo punto posiziono sull'ora attuale. Sono le 10:15 ed ecco fatto. L'orologio perfettamente funzionante, pronto per essere appeso al muro. Spero che vi sia piaciuto, che vi piaccia, che possiate farlo anche voi. Ditemi cosa ne pensate, se vi fa piacere. Se siete interessati alla pirografia, ho scritto anche un libro, La tecnica della pirografia, soprattutto per i principianti, per dare qualche consiglio su come partire, su quali strumenti utilizzare. Lo trovate in libreria o su internet, sia sul nostro sito che sugli altri dove vendono libri. Ecco qua, vi ringrazio per l'attenzione, visitate il nostro sito elettronicadidattica.com per pirografi, movimenti per orologi, punte per pirografia e continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale Elettronica Didattica. Grazie a tutti, a presto!